Ti chiedevo, Vincenzo, sì. Alemanno, abbiamo parlato di chi ha vinto, abbiamo parlato di chi non ha votato, il grande sconfitto è il sindaco uscente sì. Gianni Alemanno. Sì, più una sconfitta di Alemanno che una vittoria di Marino rispetto al discorso insomma, dell'astensionismo, appunto. Insomma, quindi la grande sconfitta di Alemanno è su, innanzitutto sugli scandali che evidentemente hanno pesato. Hanno pesato non poco insomma sull'opinione pubblica, poi sulle promesse non mantenute, insomma promesse di grandi opere, di risoluzione di problemi che poi non sono avvenuti questi, a cominciare dall'anno scorso con la metro B, no? Esattamente, la metro B1 aperta in fretta e in furia, che poi ha dato tanti problemi insomma in un periodo di rodaggio durato 3-4 mesi. Ma pensiamo anche alle grandi opere, pensiamo al progetto Torbella Monaca, no? Per esempio, che non è mai partito, il progetto delle torri a Laurentino, quindi tutto il discorso sulle riqualificazioni delle periferie. Pensiamo anche allo sgombero dei campi nomadi, che comunque era un cavallo di battaglia della destra di Roma. Noi abbiamo verificato spesso con i nostri inviati speciali, no, questa situazione. Esattamente, ci sono stati solo un paio di campi sgomberati, tra l'altro anche con una riorganizzazione poi che ha tenuto poco conto delle etnie, dei vari Rom, ha creato grossi problemi in altri campi, però insomma gli accampamenti abusivi ci sono sempre. I campi Rom insomma comunque stanno lì, quindi anche un certo elettorato non è stato accontentato. Dall'altra parte poi comunque, ma la grotta sì, un altro grosso problema insomma. E poi penso che Alemanno abbia pagato anche una disorganizzazione nel partito di Roma, che evidentemente parte da lontano e che deve aver pesato, perché si parte appunto dalla non presentazione delle liste nel 2010, si arriva a un tesseramento che è avvenuto anche abbastanza salato, perché i militanti del PDL tesserati hanno pagato 10 euro finiti nei conti dei Monti dei Paschi di Siena, e poi non c'è stato più nessun congresso, non c'è stata nessuna riorganizzazione del partito, fino ad arrivare poi a una campagna elettorale in cui Alemanno è stato prima, poi le sue posizioni politiche insomma, prima si parte da destra, strizza l'occhio all'UDC, poi improvvisamente ritorna in una posizione equidistante nel centrodestra, e poi arrivare poi a una candidatura che è arrivata insomma con qualche dubbio da parte dei vertici anche nazionali: vabbè, lo ricandidiamo perché deve potersi difendere, però non è stato mai legittimato più di tanto. Ha strizzato l'occhio anche agli animalisti alla fine, no? Quasi per cercare di recuperare qualche voto. È evidente che poi in sede di campagna elettorale insomma ha cercato poi di fare una campagna quasi da sfidante che da sindaco uscente, perché se da un lato ha cercato un po' di vendere all'elettorato insomma dei risultati, i suoi risultati, dall'altra parte ha fatto insomma una campagna contro Marino evidente insomma, messa anche in evidenza dai manifesti insomma che sono comparsi in giro per Roma. Quindi è stata una campagna elettorale sbagliata da Alemanno, è stata una disorganizzazione del partito del PDL a Roma, che evidentemente adesso dovrà prendersi le sue responsabilità, perché ieri si leggeva Berlusconi ha lasciato solo Alemanno. Ma io penso che un sindaco che ha governato 5 anni deve potersi difendere da solo, insomma non abbia bisogno del leader, dell'appoggio del leader per rivincere insomma. Potremmo dire, Paolo, che come per le politiche in queste comunali evidentemente con risultati opposti è stata più responsabilità degli sconfitti che merito dei vincitori? Ma io credo che in parte questo è vero, anche se io andrei a rileggere anche il dato delle elezioni politiche. Secondo me, io lo dissi qui a Radio Roma Capitale, a volte i luoghi comuni della stampa e dell'informazione fanno passare per verità delle grandi bugie. Una lettura dei dati assolutamente infondata sui numeri. Tant'è vero che 2 mesi dopo vi è adesso un'esagerazione opposta, cioè sembrava che aveva vinto il centrodestra le elezioni politiche e i numeri non dicevano questo, perché il centrodestra ha perso 8 milioni di voti alle elezioni politiche. Come si fa a dire? Grande, ma infatti proprio qui volevo battere grande rimonta, parlo del 24 e 25 febbraio.
e il centro-sinistra oggi che sembra che vince tutto, fatemi fare un po' il Pierino, Ignazio Marino prende meno voti di Francesco Rutelli nel 2008, cioè sì, nel ballottaggio, sì, del 2008. Esatto. Francesco Rutelli, candidatura sbagliata, candidatura logorata, non si ritorna mai sul luogo del delitto, la minestra riscaldata, è proprio una regola, no? Hai fatto il sindaco, bene, secondo me Rutelli rimane negli ultimi, diciamo dagli anni 90 ad oggi, il miglior sindaco di questa città. Forse sono anche condizionato e viziato da un ruolo attivo che avevo in quell'amministrazione, ma credo che sia un giudizio condiviso da destra a sinistra. E Rutelli, quindi una candidatura sbagliata, Rutelli prende più voti nel 2008. Cioè, ma i numeri non mentono, Alemanno ha preso la metà dei voti di quando è stato eletto, 300.000 voti ha perso. Quando Rutelli perde contro Alemanno, comunque Rutelli ha preso più voti di Ignazio Marino, sì, oggi, esatto, che ha stravinto. Però, quindi i dati bisogna, bisogna leggerli sempre bene a 360 gradi. Ma c'è anche un gradi. Contesto, Marino veniva da un partito, la candidatura di Marino inizia con un partito che comunque a livello nazionale era allo sbando, con un governo di larghe intese, con tutte le dimissioni di Bersani, con un sindaco che comunque sia non è un politico di Roma. No, non, lasciamo perdere le polemiche sulla nascita, diciamo che Marino sulla città di origine, diciamo che Marino non ha mai fatto politica attiva sul territorio di Roma, quindi comunque, ma questo forse è una delle ragioni del suo successo. Cioè, a Roma c'era bisogno di una discontinuità non solo con Alemanno ma anche rispetto alle amministrazioni Veltroni. Cioè, io credo che una delle ragioni del Bettini, Goffredo Bettini, che è personaggio politico molto pesante, sì, nella città, come ha definito Ignazio Marino? Un irregolare. Cioè, sì, sì, un uomo non di partito, non di apparato, che segna la discontinuità, un elemento di rottura anche rispetto alle giunte, sì, di centrosinistra. Secondo me questa è una delle chiavi di lettura. Poi non dimentichiamo che a Roma, prima della vittoria di Marino, c'è la vittoria di Nicola Zingaretti alla Regione, esatto, Lazio, che non, esatto, è, che non dobbiamo. Io oggi c'è un'intervista di Renata Polverini che dà lezioni ad Alemanno, mi verrebbe da dire, no, da che pulpito. Io voglio solo, e prima di andare in pausa, però, dare merito a Gianni Alemanno, perché poi non si può, credo che se lo faccio io lo possono fare, diciamo. Gianni Alemanno ha combattuto a testa alta una partita difficilissima. Ma infatti ha governato la città di Roma con tanti errori, ma nei 5 anni peggiori dal punto di vista della crisi economica. Questo credo gli va riconosciuto. Cioè, Alemanno esce dal Campidoglio perdendo, ma da politico puro. Cioè, questo è forse anche il suo limite nel momento della difficoltà, sì, della politica. Marino appare più come un candidato civico, mentre Alemanno appare più un candidato della vecchia politica. Ha avuto quelle attenuanti che non avrà mai. Ma infatti sentire Renata Polverini, che ieri a Sky TG24, oggi sul Corriere della Sera, gli dà delle lezioni, quando mi viene da, Renata, insomma, Polverini è proprio là. Mi viene quasi da essere, no, da, che da mandare un Twitter ad Alemanno, insomma. No? Sì, sì. Da che pulpito. Sono pienamente d'accordo. Io credo che amministrare una città è la cosa più difficile che c'è. Non c'è Parlamento, non c'è neanche governo nazionale. È vero. Che può dare l'idea di quanto è difficile amministrare una città. Però ci sono delle cose di buon senso che uno, ricordavamo prima, fare il progetto della raccolta differenziata in provincia di Roma, operata dalla giunta Zingaretti, prevedeva un finanziamento ad hoc per i primi 6 mesi di informazione, solo informazione casa per casa, dove poi tutti quanti venivano eruditi con dei dépliant su. Vedi che è cambiata la linea editoriale del tempo. E non fa altro che parlare bene del centro-sinistra, il nostro Vincenzo Bisbiglia, la nuova direttrice del Cambierà anche il nome, No. A parte che parla a mio nome, insomma, non per il tempo, insomma, assolutamente. Ma poi non c'entra assolutamente questo. Quando le cose vengono fatte bene, vengono fatte bene. Quando le cose non vengono fatte bene. Ovviamente scherzo, caro Vincenzo, ma perché dovevamo riprendere il ragionamento su come la stampa, perché sì, questa città noi abbiamo più volte parlato del ruolo degli organi di informazione della stampa. Io ho polemizzato anche con i quotidiani, sì, che sono quotidiani che hanno una gestione dove l'editore si intreccia con l'imprenditore, no? E questo vale
per i principali quotidiani della nostra città e mi prendo un po' il vezzo, essendo, avendo la fortuna di parlare, di condurre da una radio che è veramente una radio libera, come intendevamo, come si intendeva negli anni 70, cioè una radio che non ha padroni perché il suo padrone è un editore puro che non ha altri interessi che al si confondono fuori, esatto. Con l'edilizia piuttosto che con le azioni della CEA. Piuttosto... Però poi purtroppo molto spesso gli editori di giornali sono anche magari imprenditori e quindi si condiziona, esatto, il famoso esatto. conflitto di interessi e quindi cambiano la linea perché si devono mostrare, non è il caso ovviamente del tempo, ma insomma si devono mostrare in qualche modo accondiscendenti nei confronti della nuova amministrazione. C'è un quotidiano che a Roma vince sempre. A Roma vince sempre il quotidiano. Sì, c'è un quotidiano che vince sempre, si può anche dire, no? Che è il Messaggero, non è. Non credo che voglio dire. Basta leggere i titoli. E noi invece a noi ci piacciono anche quelli che ogni tanto fanno 0-0 o perdono. Io posso ancora una volta ribadire il fatto, insomma, sono orgoglioso del fatto che il tempo, pur essendo caratterizzato storicamente, comunque nell'area poi moderata di Roma, ha comunque mantenuto e ripreso ultimamente un profilo istituzionale dove si commentano le notizie, si fanno delle analisi più oggettive possibili, si dà un'interpretazione che poi quella si cerca di dare, di mettersi nel lettore tipo del tempo, che evidentemente non è il lettore tipo di Repubblica. Mio padre, io sono cresciuto leggendo Pane e Tempo. Certo. Ed ecco il risultato, infatti. Tra l'altro, quindi... secondo me è il quotidiano che su Roma tratta meglio la cronaca locale, gli eventi locali. Li tratta in maniera più dettagliata e più approfondita. Beh, comunque ha un'organizzazione. Ultimamente si è dotata poi di un'organizzazione dove ha separato il servizio politico da quello della cronaca di Roma. Quindi, proprio della cronaca spiccia. Quindi, evidentemente si ha anche la possibilità di approfondire meglio. Non ci sono condizionamenti dove magari dove un caporedattore magari dà un'influenza maggiore a uno o all'altro aspetto. In questa maniera si ha la possibilità poi di trattare meglio in maniera più approfondita entrambi gli argomenti. Quindi anche l'organizzazione interna dei giornali poi conta molto da questo punto di vista, non solo gli input che arrivano dall'alto.